Bandini comunque, nonostante tutto, aveva ancora molte possibilità di conquistare il successo pieno, ma un tamponamento avvenuto al termine del settimo giro lo metteva fuori causa, lasciando quindi a Scarfiotti il compito di difendere il prestigio della Ferrari. Ecco come Bandini ricostruisce l'incidente. Che ti sei ritirato? Ero su dove c'è il Cipo Masetti, dalle segnalazioni che avevano fatto che ero primo andavo piuttosto tranquillo. Se non che devo far passare una macchina e mi fa segno di passare, come lo passo sento a un certo punto che mi ha picchiato nel di dietro e ha fatto sbandare la macchina, mi ha fatto cambiare traiettoria della curva e sono andato giù per una scarpata. Così che il ritiro è stato inevitabile. Esatto, ma come segno internazionale quando uno alza la mano vuol dire di passare, invece questo qui ha detto così, che ha detto aspetti un momentino che io faccio la curva e poi dopo lei passa. Questo io non lo potevo interpretare. Insomma, un inconveniente che si poteva evitare. Ah, senz'altro.